Adoro quando non vuole proprio funzionare un cazzo e mi odia con tutta se stessa la connessione. Cioè, una cosa deve funzionare, la connessione non vuole. Cioè, io sono irresponsabile, sono egoista, sono un pezzo di merda, non vado bene in niente. Non mi posso permettere di avere un lavoro, di fare qualcosa della mia vita, di avere una fidanzata, una famiglia, cose del genere. Voglio la connessione. Datemi la connessione. No. Non mi merito neanche la connessione. Coglione. C'è il brume scomparso, penso di quei genitori misteriosi, le voci di Amiti Calba sono vere, che Stendhal ci aiuti. Se dovessero mettere le mani su un grande pietra di vecchi, la cosa potrebbe essere di un manufatto tanto potente. Agenti e spie in ogni angolo di Skyrim a raccogliere informazioni dai cittadini, a seguire chiunque risulti sospetto. E smettetela di litigare, voi due. Abbiamo iniziato a seguire un certo Scorvild, crediamo che sia un selvaggio di Daedra, probabilmente un membro della Mitica Alba. Suo fratello è scomparso da poco insieme a diverse altre persone. Lo seguiremo da vicino. Dopo svariate settimane di osservazioni su diversi sospetti, abbiamo deciso di prelevare una persona che pensiamo sia un membro di alto rango della Mitica Alba. Era vestita specialmente da interpretava un mercante. Abbiamo perquisito la sua dimora e abbiamo trovato delle tuniche rosse con il simbolo del sole di Merunstagon. Abbiamo trovato anche un diario secondo cui hanno riforgiato un cancello di loro e ne stanno provando ad aprirlo. Ho deciso di chiamare i rinforzi. Se quello che ho letto è vero, i vigili di Stendhal potrebbero non bastare per fermare quello che sta per succedere. Ma se poi, scusami, ma 100 sub a chi li gifta poi? Cioè, se non c'è nessuno in chat, a chi li gifta? Vai nella chat di qualcun altro e li gifta sul mio canale. Questa sacerdotessa della mitica Alba non ci ha dato nessuna informazione ed è morta durante l'interrogatorio. È stata una morte lenta, ma i giganti non mostrano pietà verso gli adoratori dei Daedra. Non funziona così, sai? Levi. Forse vogliono corrompere il potere della grande pietra di vecchi ed usarla per i loro scopi malvagi? Non possiamo permetterlo. Dobbiamo trovare questo cancello dell'oblivion. Nel diario c'era una pagina strappata su cui c'è scritto. Potrebbe essere un indizio sulla posizione. Manderò qualcuno a indagare per fare un piccolo reggimento e decidere la nostra prossima mossa. Io penso che sia la caverna che abbiamo trovato l'altra volta. Quella col nome. Perché il nome c'entra e adesso non me lo ricordo. Tre dei miei agenti che stavano osservando i sospetti sono spariti durante la notte. Credo che siano stati catturati dalla mitica Alba, che Stendhal abbia pietà di loro. Avremmo dovuto fare più attenzione quando abbiamo preso la sacerdotessa, ma dovevamo agire in fretta. Ho organizzato un gruppo per andare a Riel. Dobbiamo agire immediatamente. Potremmo riuscire a intercettare gli adoratori dei Daedra. Infine uno dei miei ricognitori pensa che l'indovinello si riferisca davvero a dove si nasconde la mitica Alba. Dobbiamo avvicinarci con cautela. Potremmo essere in minoranza. Che Stendhal ci protegga. Sì. Che? Aia. Io non ho capito il cappuccio di quelli della mitica Alba. Cioè, è in automatico col vestito, presumo. Che poi non ho capito perché dovrei mettermi il vestito per fregarli. Nah, sti cazzi, ci ha fatto senso, non c'ho voglia. Però non mi ha dato un cazzo. Speravo ci fossero dei vestiti speciali della mitica Alba, tipo delle reskin o dei vestiti esclusivi, però è un cazzo. Probabilmente dopo. Da! L'ho colpito però. E atterra lì. Beh, visto che lui atterra lì, noi corriamo nella direzione opposta. Perfetto. Beh, così possiamo togliere la caverna della cicatrice rossa dalle caverne che non sappiamo ancora se le abbiamo esplorato o no. Cioè se fanno parte del Creation Club o no. Senza indugio, su Seguccio.
No. Io sono stealth. Poi volendo. Ma che armatura hai? L'armatura d'argento. Ah, c'ho l'elmo. Ah, di solito volevo indossare questo elmo qui, adesso te lo faccio vedere. Dove cazzo sta? Questo. Per ora c'ho il debuff perché ho fatto dei crimini. Qui normalmente io ero così. Quindi ho l'elmo dell'armatura d'argento, il busto dell'armatura d'argento, i guanti dell'armatura del guerriero arcano, mi sembra si chiamano, e gli stivali del vigilante corrotto. Mi piace un sacco di estetica questo mix. Ho anche rinominato le parti in modo più figo. Tipo, mi sembra che ieri non c'eravate quando l'ho mostrato, quindi ho l'amuleto del grande essere per citare Bloodborne, l'anello del dogma del drago per citare Dragon's Dogma, l'armatura del cavaliere non morto per citare Dark Souls, perché è palesemente l'armatura di Oscar. Poi questo mi sapeva tantissimo di Elmo del Rinnegato. Questo, anche questo che ho chiamato Elmo di Cacciatore di Belve apposta per Bloodborne. Queste le ho rinominate del guerriero arcano, ma non mi sembra si chiamino così. Però è un nome simile. Anche queste, c'ho. Cacciatore dell'incubo, sempre per citare. A me piacciono un sacco questi, se non avessero l'effetto me li metterei. Poi c'ho suo scudo. E questi qua gli stivali. Spade. Ho. Non c'è la maschera di Mirak. Spade ho quella di Mirak. E questa qui che in realtà è la katana delle Blade. Che ho rinominato katana di Ashina in onore di Sekiro. Ma se ci pensi ci sta come combo. I vampiri odiano i licantropi. Quindi ci sta che sei vestito di argento. Comunque mi dici che Elmo è quello a forma di animale. Sì, è il. A parte che sono un vampiro pure io. Sono un vampiro. L'elmo a forma di animale dovrebbe essere, se non sbaglio, lo puoi craftare. Giusto? Sì, lo puoi craftare. Dov'è che è? È l'elmo. È questo qui, se intendi questo, è l'elmo del vigilante d'argento. Che è una parte della fazione dei vigilanti di Standard che penso cacci solo i lupi mannari. Infatti, argento come in mano ad argento. È molto carino come elmo. C'è tutta la. C'è l'armatura dei vigilanti normale, l'armatura del vigilante veterano, l'armatura del vigilante corrotto, l'armatura del vigilante d'argento, di cui fa parte questo. E poi puoi anche craftarti l'armatura da vigilante col nastro figo, che non ho ancora craftato, non so come è fatta bene. Però è una particolare armatura che puoi craftare e basta, non la trovi in giro da quel che ho visto. Salve, sono stealth. Vedi, sono stealth. Non mi hanno visto. Dov'è la mia balestra? Ok, niente, mi hanno visto. Eh no, dai. Sì, ma non vedo niente con tutte queste fiamme. Sì, ma non volevo utilizzare le. Facciamo così. Non volevo utilizzare le dardi speciali, secondo me. Sì, ma non scappare, bar. Dove cazzo va? Fuori dalla caverna. Poi parlando di armi. Fammi un attimino caricare. Aia.
Infatti nel mio immaginario io sono comunque non del tutto, tra virgolette, buono, cioè io sono equilibrato, quindi ho gli stivali corrotti, per questo ho gli stivali del vigilante corrotto, perché se io sono un vigilante combatto creature, combatto cose brutte e cattive, però non solo sono una creatura anch'io, ogni tanto alcune scelte che faccio le ritengo giuste nel mio immaginario di giusto, ma in realtà sono politicamente scorrette. No. Nessuno di nessuno. Sì, ma il problema è che questi sono vestiti, no? Cioè, questi poveracci c'hanno i vestiti, quindi. Tipo, indumenti della mitica alba. E non ha il cappuccio. Questa ce l'ha il cappuccio, cos'ha? Indumenti della mitica alba. Ma c'è una differenza? Sono letteralmente identici. Adesso devo provare. Adesso li prendo entrambi e vediamo se c'è una differenza. Voglio capire. Sì, c'è. Questo non ha. Oddio, che bruttissima questa cosa. Molto brutta. Sono magrissimo rispetto all'elmo. Invece questo è il cappuccio. Questo è fighissimo però. Col mio personaggio. Ok. Teniamoci entrambi così ci ricordiamo questa cosa. Io mi sono appena tolto metà della mia armatura, quindi ora devo. Voglio provarmi un attimino questi guanti però. Per vedere come stanno. Col resto dell'armatura. Ah sì, l'ho chiamata armatura. Benvenuto Ale Dovakin. Finalmente scrivi anche in chat. Vediamo un po' come. Sì, non ci stanno male questi guanti. Cioè, se non avessero quell'effetto specifico, sono molto belli esteticamente. Li accetterei, solo che hanno quell'effetto e accetto i miei guanti, quindi. Che sono molto fighi anche i miei. Perché mi piace un sacco come sono fatti questi qua senza vita, no? Soprattutto per quando usi le magie. È molto ficco. Allora, proseguiamo. Sì, scusate se mi ero fermato a fare un po' di fashion Skyrim, ma l'estetica è importante, ragazzi. Ricordatevelo sempre. Nei videogiochi, poi nella realtà stavo per cadere. Nella realtà potete essere quello che volete, come volete. Troverete qualcuno che vi accetterà per come siete. Però il mondo fa schifo, quindi aspettatevi che un sacco di persone vi odino. Un sacco di fighi fighi, dalla mattina alla sera. Perché non ha fatto la cazzo di animazione stealth? Bastardo. Dove sei? Mi ero accovacciato. Ma fallo l'attacco con le due spade, non. Perché non lo sta facendo? Sei scemo. Di là o di qua? Di qua cosa c'è? Vediamo. Sembra un beniamato niente di niente. Per non dire cose peggiori di un beniamato niente di niente. Qua c'è la mitica alba. Sarebbe stato interessante in realtà passare inosservato vestito da uno di loro, ma non avevo la minima voglia. Cioè, sono così fo. Ah, che figata! Sono così forte che ormai non mi serve fare una cosa del genere. Capisco un Ser Fausto a inizio gioco, ma ormai. Portale dell'oblio. Sune, chiunque sia. Cosa sta
Sì, ma l'ho portata. L'ho portata io, la cazzo di pietra. Cioè, è normale che se porti la pietra. Genio che non sei altro. Diario di Vonos, Vanos, Vinos, Fe. Dov'è? È Vanos o Vonos? No, è Vonos, ho detto bene. Ma è questa la quest, non è che ci posso fare molto, eh. Cioè, o la evito, adesso o finisco nell'Oblivion o dall'Oblivion escono le peggio cose. E tra appunto. La voce di Minus Dango mi riempie i miei sogni. All'inizio era un sussurro, ma ora è diventato un ruggito che mi rimbomba nella testa. Il seme del conflitto e della violenza tormenteranno questa terra, pregna del sangue delle battaglie. Tamriel sarà presto pronta per essere presa di nuovo. La mia vendetta è vicina, mi dice la voce. Devo obbedire alla sua voce? Cosa devo fare, mio signore? Ho passato innumerevoli ore, è difficile leggere con questo suono della testa, aspettate che mi tolgo la cuffia. Ho passato innumerevoli ore e giorni a pregare Dagon, ma non ho sentito nulla. Finalmente mi sono riposato e ho fatto un altro sogno, un sogno di fuoco e fumo. Calore su calore, stavo scendendo all'interno di una caverna, sempre più profonda, il caldo iniziava a cuocermi la pelle, ma continuava a scendere, fiamme e fumo, calore e rocce, poi l'ho visto, la bocca di Dagon. Che cazzo. Ma perché devo sempre leggere così tanto? Vabbè. In un lampo di luce ho iniziato ad avere visioni di Akatosh, visioni di draghi. Cosa significa? Mi sono svegliato ricoperto di sudore con uno scopo. Mi sento attratto verso est. Devo rispondere alla chiamata. Io mi immagino questo. Si sveglia. Ah, oggi mi sento richiamato verso est. Andiamo. Così. La voce di Dagon mi ha portato in una caverna, nelle profondità delle montagne veloci. I suoi seguaci si riunivano qui. Sento la loro presenza, sento il suo potere. Un cancello dell'Oblivion è sepolto qui, lo sento. È mio destino raggiungerlo. Passerò giorno e notte con il piccone in mano finché non l'avrò liberato dalla sua prigione di pietra. Per quasi 2 mesi ho faticato scavando sempre più in profondità, fermandomi solo per riposare. Pietra dopo pietra sono arrivato più vicino al mio destino, sempre più vicino al fuoco dell'Oblivion. Anche altri hanno iniziato a rispondere alla chiamata di Dagon e sono riusciti a tornare qui da me, dal loro signore. Siamo gli alti sacerdoti di un nuovo ordine, i pochi prescelti in sintonia col suo volere. Mentre ci addentriamo troviamo i resti di un antico tempio della mitica Alba, come diamanti dalla roccia. Il sacerdote Vitus è stato il primo a trovare la pietra del cancello. La mia gioia è durata poco, quando ho scoperto che, come tutti gli altri cancelli, era stato distrutto. Eppure sentivo il suo potere come calore contro la pelle. Contro la pelle? Vabbè. Tanti altri pezzi come questo sono sparsi per Skyrim, seppelliti in profondità, persi nel tempo. Li troveremo, apriremo ancora una volta le fauci dell'Oblivion. Confermato quindi che è stata l'antica Alba ad aprire le fauci la prima volta? Visioni di draghi popolano ancora una volta i miei sogni. Immagini di Martin Septim e Akatosh che mi fanno ribollire il sangue di rabbia e vendetta, ali nere che volteggiano in un cielo rosso. Non capisco ancora il significato di queste visioni, ma l'odio di Dagon è diventato un fuoco che mi guida. Negli ultimi mesi abbiamo setacciato le profondità di Skyrim e abbiamo recuperato abbastanza pezzi di cancelli dell'Oblivion distrutti da ricostruirne uno. La sua sola presenza ispira potere, meraviglia e soggezione. Adesso dobbiamo fare un patto. Dagon chiede ad ognuno di noi un sacrificio personale, un'offerta di sangue che provi la nostra dedizione. Con ogni anima che finisce nel fuoco dell'Oblivion, il suo potere si accresce. Qui la barriera di Minara è debole, i conflitti in superficie non fanno altro che indebolirla ulteriormente. Ora devo evocare un signore dei Dremora per ottenere una pietra sigillo e trovare un modo per aprire il cancello. Ho eseguito i rituali come illustrato nei ponti di Minari e sono riuscito a superare la barriera che ci separa dal regno dell'Oblivion. Ma i miei tentativi di usare il cancello come tramite per la sintonizzazione trans di Minar sono falliti. Il portale verso l'Oblivion è fragile, è temporaneo, nessuna sorpresa. Ho sentito l'odore di dolce zolfo nelle lande morte, ma solo per momenti fugaci. Ho letto tutto il possibile sul Mysterium Xaqxar. Sono stato diverse volte a Dawnstar per osservare l'ultima pagina rimasta, eppure il pezzo mancante è ancora un mistero.
Pregando Dagon e consultandomi con il suo Dremora, ho capito che una pietra sigillo non è abbastanza potente da sola. Serve qualcosa di più potente per aprire il cancello. Ma quale manufatto può avere un potere simile? Ho inviato i miei discepoli più fedeli in tutta Tamriel per cercare manufatti potenti che potrebbero diventare fondamentali per l'Oblivion. Devo avere pazienza e affidarmi al volere di Dagon. Uno dei miei ricognitori mi ha detto che era Ariel, un'antica rovina Yed. Potrebbe essere nascosta una grande pietra di Velkyr. Potrebbe essere questa la fonte di potere necessaria ad aprire il cancello? Credo proprio di sì. Che squisita ironia. Un oggetto usato in passato contro Dagon diventerebbe la chiave per scatenare ancora una volta il suo potere nel regno mortale. I miei ricognitori sono al lavoro per scoprire altre informazioni. Io continuo a pregare che Dagon mi guidi e la sua voce mi dice: pazienza, tutto ti verrà rivelato a tempo debito. Maledetti vigilanti di Stenna, hanno bloccato il passo del Pale nelle montagne Cheral, rendendo impossibile arrivare a Riel. Non possiamo rischiare di rivelare il nostro piano, dobbiamo trovare un altro modo. Se non possiamo entrare a Silodil dalla strada, dovremo farlo con la forza direttamente attraverso le montagne. L'abbiamo fatto una volta per raggiungere questo luogo sacro e lo faremo ancora. Ho inviato una squadra a iniziare subito lo scavo. Visioni febbrili popolano di nuovo i miei sogni. Il momento si avvicina e ora capisco cosa fare. Secondo la profezia del sangue del drago, un prescelto si farà avanti con sangue e anima benedetti da Akatosh stesso, il Dovahkiin. La ferita del tempo si aprirà e Alduin, il divoratore del mondo, ritornerà. Anche se entrambi sono frammenti dell'anima di Akatosh, combatteranno tra di loro, in quanto figli di Akatosh sfrutteranno la vendetta di Nerus Dagon. Ma il dolore, la sofferenza e la morte non bastano, solo il tradimento definitivo pagherà il mio signore. Per aprire il cancello dell'Oblivion bisogna preparare attentamente un rituale importantissimo. Bisogna corrompere un manufatto potente, compiere un grande sacrificio e soprattutto il sangue di drago deve essere strumento inconsapevole del volere di Dagon. Io sarò il sacrificio, il passaggio finale, quando il Dovahkiin mi toglierà la vita con la spada in una mano e la grande pietra di Velkyr nell'altra, il rituale si compierà e diventerà la chiave per l'apertura. Ma io l'ho detto. Ma scusami. Adesso, logica. Logica, ok? Logica. Questi stanno cercando questa pietra per aprire il portale per l'Oblivion. Cerchiamo direttamente il portale per l'Oblivion e lasciamo la pietra lì. O prendiamo la pietra e lasciamola a casa. O prendiamo la pietra e diamola ai vigilanti per proteggerla. Perché prendiamo la pietra e portiamola nel luogo esatto dove se c'è la pietra si potrà aprire il portale per l'Oblivion? Questo tradimento distruggerà la barriera di Minare, aprendo il cancello dell'Oblivion per il passaggio di Dagon nel regno mortale, dove ricostruirà il suo esercito. È un piano divino che andava oltre la mia comprensione. Il mondo brucerà nel fuoco dell'Oblivion e tu devi smetterla di scrivere così tanto. E il sangue dei mortali sarà sulle mani di Akatosh. Nessuno può venire a conoscenza del suo piano, è troppo fragile, è troppo perfetto. È iniziato, Alduin è tornato. Scorvid è scomparso da diversi giorni dopo aver assistito al sacrificio di suo fratello. La sua anima lo ha retto e ha disertato l'ordine, proprio come avevo immaginato. Chiede aiuto al sangue di drago, una volta che avrà compiuto la sua parte, verrà ucciso. Quindi tutto questo sta andando avanti da un bel po'. Il sangue del drago, nella sua arroganza, continuerà a essere l'incarnazione dell'ambizione, proprio come vuole Dagon. Senza dubbio andrà alla ricerca della grande pietra di Velkyn. Poi tornerà da me, e quando lo farà, inizierà la parte finale del rituale. Perché è un coglione? Perché non me l'hanno permesso. La stessa Enna Kain è stata catturata dai vigilanti di Stendhal, ma anche lei serve un fine superiore. La sua anima non cederà, ma porterà i vigilanti dove devono essere per aiutare il sangue di drago. Dove loro falliranno, il Dovahkiin avrà successo. Io mi chiedo, potevo posare. Non penso che potevo posare la pietra da nessuna parte, perché secondo me la considera oggetto missione. Ma durerà molto poco, la pietra sigillo è stata distrutta, quindi il cancello rimarrà aperto. Inoltre, due dei Dremora Valkynas, di Dagon, Ratanas e Metas. Metaz, quel che è? Stanno aspettando delle lande morte per guidare l'assalto. Sono araldi della Senin in arrivo e, tramite il loro lavoro, soscateneranno il flagello e le tormente sui nemici del nostro signore. L'alba sta arrivando. Questo, signore, è solo un assaggio di quello che vedrete in futuro quando leggeremo tutti i libri raccolti durante le nostre avventure. Io sento Minare. Vabbè, facciamolo. È l'Oblivion. Ah, ok, non è come pensavo. Pensavo che proprio, capito? Beh,
Ne siete andati tutti perché mi sono messo a leggere un libro lunghissimo, presumo. Sconfiggi i Dremora Valkyrs. Ah, voi potete entrare, ottimo. E dove sono sti Dremora? Parcello di carne. No, pensavo fosse una pianta nuova. Erba sangue. Radice di arata. Erba sangue. Penso siano robe nuove. Ma l'erba sangue vi fa male? Ma mi fanno male le piante qui? Sì, le piante mi fanno male. Che cazzo di posto di merda? Beh, si chiama Valle delle Morti o quel cazzo che è. Siamo all'inferno. O a Mordor, uno dei due. Che figata di po'. E tu? Sei mio? No, se ne va. Vabbè. Magari lo posso domare. Seguiamolo, magari ci porta a qualche parte importante. Dov'è? Ah, ecco. Il fatto che questo Dremora sia morto così facilmente è un po' triste. Ma non riesco a respirare. Dove è finito il cavallo? Ah, ecco. Ah, mi vuole male. Flagello. Ma è bellì, è nuova! I Daedra evocati di livello 36 in Freire vengono ricacciati nell'Oblivion. Ah, serve proprio per questa missione, mi sa. No, non è vero perché siamo nell'Oblivion. Ho capito che non ti piace. Questo lo voglio. Ti dare un'occhiata, non sembro male come cavallo a livello estetico. Sì, ma io tipo vorrei esplorare un po' sta landa, cioè magari mi perdo le cose. Ho paura di perdermi le cose più che altro. Dov'è il tomo qua? Evoca cavallo daedrico, questo è tanta roba. Un attimo e ci sono. Ok. Questa pianta mi fa male. Beh, figura. Ma scusa, ma siamo in un luogo che vale come giorno? Come ci arrivo dall'altro? Non così. Il cavallo daedrico? Se il cavallo daedrico è fighissima come cosa. Evoca cavallo daedrico. Dov'è? Non l'ha evocato perché è un gioco di merda. Non l'ha evocato perché è un gioco di merda. Lo evoca lì, lo evoca. Vediamo. Sì, geniale. No, non è vero, non è così geniale. È così che va fatto? Non lo so se è così che va fatto. Io farò finta di sì. Scendi dal tuo trono, pezzi in merda! Qui ci sono due cavalli che stanno combattendo. Oddio, io posso evocare due cavalli da Edra, il cavallo che ho evocato prima? Ok,
Anche questa è molto bella. C'ha la scrittura daedrica sulla lama, fighissimo. Come torna a Tamriel? Di già? Ho già finito? Serio? Non c'è nient'altro in questa landa? Ma io non ci credo. Io voglio esplorare. Di qua c'è per forza roba. No? All'interno del cancello ho sconfitto il Dremora Valkynaz con la sua arma tormento. Non è vero, non l'ho sconfitto con la sua arma. Tenuto la sua arma. Non c'è un cazzo. Permesso, permesso. No, mi sa che era solo questo? Mi sa che era solo questo. Un po' triste. Porco il cazzo! La lava, stiamo nuotando nella lava, vabbè, non fa così male, però. Col cazzo. Scusa, fammi fare una cosa, veloce, veloce. Però io ho paura di lasciare tipo dentro a questi cazzi fa roba che magari è unica, no? Tipo altri incantesimi. Tu è finito. È scappato. O è morto, uno dei due. Oh, vabbè, fa niente. Scusate. Un po' triste che i Dremora a difficoltà leggendaria muoiono così facilmente, ma è giusto per il livello che sono. Andiamo all'avventura. Quanto sono figo, eh? Lo so. Pianto di me. Ok, ora che siamo tornati, che succede? Fine da questo. Perché? Scusa, come lo ottengo le altre cose? Non c'è nient'altro? Forse non c'è nient'altro da ottenere. Ah sì, se non c'è nient'altro, mi sa che l'ultima roba che c'è non da cioè dobbiamo farla alla forgia, tipo, quella speciale. Niente, sono fissati, visto che sono un vampiro, con il dire vampiro! Anche se non lo sanno che sono un vampiro. Vai vigilanti, siete grandi, io sto dalla vostra. Fatemi passare però. E voi perché devo scappare dalla cazzo di caverna? Sta collassando? Non mi sembra, stanno solo combattendo. Ok, io non capisco perché devono in automatico mettersi a minare, però vabbè. Lo accettiamo.
So che l'ho esplorata, ma non mi ricordo più com'è stata, com'è fatta sta caverna. Che poi non me la considera completata, che palle. Ma questo sta pure seduto I qui. vigilanti non hanno niente da darti, a parte la misericordia di Stendhal. Stendhal sia con te. E con il tuo spirito. Le sofferenze causate dai Daedra non resteranno. Tutti con la stessa voce, vabbè. Hai una pelle candida come la neve. Temi la luce del sole o cosa? Meglio che non te lo dico, visto che siamo vigilanti. Mi è piaciuta come fazione i vigilanti. Ci sono i Downguard, ok. Però i Downguard sono la divisione vampiresca. Fatto. Fine, ok. Cammina sempre nella luce. La misericordia di Stendhal non si estende agli adoratori dei Daedra. Mi piace che... Madonna, che cazzo di balestra è? Balestra nord, è fighissima a livello estetico. Mi piace che abbiano le cazzo di armature nuove loro. Beh, abbiamo finito la causa, solo che non... Vorrei capire come ottenere l'altra cosa. Spell tome consolidator data needed to play awaken stone ruined book and salt pile. Quindi serve una pila di sale, una pietra e poi il libro rovinato. In teoria abbiamo tutto, no? Il libro rovinato si trovano là. La pietra ce l'abbiamo. Giusto, abbiamo la pietra Velkind. Sì. Una qualsiasi. E poi pila di sale. Mucchio di sali, vabbè, uguale. Penso sia questo. Quindi andiamo a Winterhold a provare per ottenere l'incantesimo. Occhi di cazzo. Poi in realtà vorrei anche controllare quanti incantesimi ci mancano in generale. Cioè, nel senso, ce l'ho. Qui sono tutti i teletrasporti per gli animali. Ce l'ho. Ce l'ho. Penso di avercelo. Non sono così sicuro adesso. Più che altro mi sta sul cazzo che queste qui, queste incantesimi siano in ordine alfabetico. Mi sta veramente sul cazzo. Ok, sì, ce l'abbiamo tutti, poi. Andiamo su evocazione per vedere quali ci mancano. Allora, evoca pugnale ce l'abbiamo. Famiglio. Minion scheletro. Non penso.
Finis gesto. Non so chi sia. Congiura Undying Ghost. Dicono tutti da Finis gesto. Ok. Congiure zombie ce l'abbiamo. Wraith zombie non sono sicuro. Bound Battle, sì. Conjure Bondman, penso di sì, sì. Sì, ce l'abbiamo, ce l'abbiamo. Haunting Spirit, sempre quello. Sempre, devo trovare questo fiss, cazzo che gli frega. Ce ne sono un sacco che ci mancano di questo DLC qui. Cioè DLC, di questo Creation Club qui. Dark Seducer Ars. Ah beh, questi sono, sì. Ce l'abbiamo. Abbiamo. Ce l'abbiamo. Putrid Zombie. Non ce l'abbiamo. Ce l'abbiamo. Che cazzo è? Ma ce ne sono, di incantesimi aggiunti con quella cosa della necromanzia. Andiamo a creare questo intanto. Qualcuno si ricorda dove si trovava? La parte inferiore, se era qui o nell'altra. Lo scopriamo, vabbè. Ovviamente è nell'altro. Forse, comunque forse sono tutti comprabili da... Forse Finis è quello delle vocazioni. Non lo so, adesso vediamo. Tu chi sei? Non sei Finis. Sa di nome maschile Finis, quindi. Perché i materiali per le mie ricerche spariscono di continuo? Aspetta un attimo. Sto continuando a leggere cosa ci manca, no? Vedi che ci manca robe. Sì, ma io voglio sapere come si crafta. Conjure Star Recipe. Sti geni del cazzo, non mettono le ricette. Intanto una la sappiamo ed è il cazzo che... Dov'è che stava la... È qua. Sinistra. Di qua. Di là. Di qua. Ho sbagliato. In qualche modo ho sbagliato. Sinistra di qua forse. Ah, ci serve, abbiamo detto un libro. Non mi dire che non c'è manco un libro rovinato. Dai, erano sempre, c'erano sempre libri rovinati. Ah, a parte che mi serve anche la pietra. Fanculo. Qua era pieno di libri rovinati, perché non ce ne sono manco uno? Devo andare a riprendere, a ripescare la pietra se voglio fare queste cose. Ah.
Facciamo una cosa. Altronach Forge Recipe Creation Club. E questa cosa la faccio off camera, così non ci rompiamo il cazzo. Quindi adesso tocca andare a trovare Finis Gestor, ok, che è effettivamente quello lì, per comprargli gli incantesimi. E poi andiamo a Solstheim per fare due quest. Come Skyrim, sono uscito dalla parte sbagliata. Ma neanche troppo, dai. Ah, ma quindi c'è una botola già lì diretto? Ma va in culo a saperlo. Veritas Virtus, welcome, benvenuto. Veritas Virtus, Virtus. Dov'è Phil? Philip, Phil, come cazzo ti chiami? Sono Phil. Pochi posti dove uno Finis. Può esercitare. Madonna, mi inquieti, guardatelo. Senza il timore di essere. Era una testa e basta. Quell'incidente. E così vuoi imparare a padroneggiare le armi. Le arche arcane, sì. Ma mi sa che eravamo già passati da lui, non vedeva tutto. Prendete la no, questo non l'avevo preso. Neanche questo, penso. Neanche questo. Neanche questo. Senti, prendo tutto e poi vediamo. Poi vedi che ce l'avevo già tutti e sono un rincoglionito. Skyrim è bello. D'accordo. Skyrim è bello. Ho quasi finito al 100% il tutto. Ce l'avevo già. Vedi che io metà di tutti questi equilibri cazzo non ce li avevo. Adesso li voglio provare. Cosa abbiamo ottenuto? No, non mi interessa. Campione scheletrico l'avevamo già provato, mi sembra. Sì. Che è palesemente Dovahkiin morto. Fantasma eterno. Cioè, ha detto che consuma tutta la magica. Ah, ok, questo l'avevamo già provato. Guardiano della tomba l'avevamo già provato, se non sbaglio. Sì, ok. Questo sono molto interessato. Ah, due mani, eh. Oh, sì, è un fottuto. Madonna, che cazzo è? C'è quella corona. Madonna, c'è una faccia bellissima, te l'hanno mai detto? Sei stupendo, amico mio. 120 secondi, purtroppo. Se no era bello che durava per sempre. Poi abbiamo ottenuto sgherro scheletrico. Che è palesemente uno scheletro del cazzo qualsiasi. Spettro maledetto. Ma è un... è palesemente di... No, non è un prete. È fighissimo. Penso che le sblocchi fin da subito, sai? Sono quelle del Creation Club. Basta che vieni qui e le compri. Penso. Da lui. Se no... No, però vedi, dice livello esperto, principiante. Penso che vari... Che alcune le puoi comprare in base... all'inizio perché sei principiante. E poi salendo di livello puoi comprare le altre. Presumo, non te lo so dire perché io sono a livello massimo, quindi. Però questo mi piace da morire, guarda che figo. Cazzo, guarda. Belli. Ma questi? Ma quello è esploso e ne ha creati tre. Ma questa cosa è fighissima. Spirito inquietante. Vediamo se sei inquietante.
Non mi sembra, sembri una tipa che stava per sposarsi. Oppure è la faccia palesemente del Cavaliere dello Specchio di Dark Souls 2. Stregone scheletrico l'abbiamo già provato. Tiratore scheletrico pure. Ah, vediamo, zombie maligno. Vediamo se ci sono delle differenze. Ah, lo zombie maligno c'ha l'ascia apparentemente. Madonna quanto sei bello. Sei girato. Non gli piacciono i complimenti. Zombie putrido. Ci sarà uno zombie che vomita. Sarebbe figo. Questo è sorridente almeno, vedi? Buon per lui. Sì, ma evoca almeno, madonna, quando intanto non evoca. Questo pure lascia. Però è brutto questo. Non so quale sia la differenza. Immagino che se leggete si cambia. Cambierà quanto sono forti. Fine. Buono, abbiamo finito. Mancano ancora un po' di incantesimi, ma qui ho detto che li prenderò off camera perché devo usare la forgia, la pietra, gli ingredienti, devo capire quali ingredienti, chi c'ha voglia. Adesso piuttosto andiamo a fare, come ho detto, le ultime missioni che ci mancano. Si va a Solstheim per fare le ultime due missioni delle armature extra e poi iniziamo a pensare di fare la quest finale, quella che apparentemente è lunga. E poi se la quest finale, che apparentemente è lunga, non ci porta nelle location che abbiamo scoperto nuove, le andiamo a vedere, perché magari sono caverne del cazzo in più che sono state aggiunte per qualche altro motivo. E poi concludiamo finalmente Skyrim. E come ho già detto, tu che sei nuovo Veritas te lo dico, se rivedete Skyrim sarà per le letture dei libri che abbiamo trovato durante le nostre avventure. Allora, come si inizia questa quest? Allora. Vediamo un po'. Find the body of a dark elf north of Skalvija village and read the Peder's journal. Quindi devo andare al villaggio Skjall. Mi sa che Veritas se n'è già andato, perché non gli sono stato utile con la domanda delle evocazioni. Chiedo scusa, può menarmi. È roba nuova che non ho mai visto in vita mia. Ah, a nord del villaggio Skald dobbiamo trovare un cadavere. West, sud, est, nord. Body of the Dark Elf. Sono ancora qui, non preoccuparti. Ma non mi fido delle persone. Cioè, nel senso, magari tu sei la persona più buona del mondo, ma la gente se ne va sempre. Oppure fanno cose del tipo: ti follow, ci rivedremo, ci risentiremo, sei simpatico, e poi non tornano mai più. È triste, porca troia. Però vabbè, ognuno ha la sua vita, le sue cose da fare. Va benissimo così. Chissà cosa intendeva per trovare il corpo di un elfo a nord dello villaggio Skal. Speriamo sia questo. Questo sarà. Non era questo. Non ti so dire. Cioè, allora, penso sia lo stesso gioco, giustamente. Però appunto non ti so dire se tu che versione hai. Hai la versione special o anniversari? Perché io avevo la special e poi ho comprato l'aggiornamento ad anniversari, che mi ha sbloccato tutto, tutte le cose, no? Tutte le cose dell'anniversario. Ma è qui che dovevi trovare il diario? Ma perché non vedo nessun diario? Nord, siamo a nord del villaggio, però. Penso di no, perché direbbe appiccicato a Frossell. Boh, la Nintendo fa sempre le cose a modo suo. Ma questo è sicuro. Questo è sicuro. Però no, non.
Penso che o hai una o hai l'altra. Non so quando è uscito è uscito tempo fa per Switch, no? Cioè non è uscito da poco. Mi sono incastrato. Ok. Perché quello che ho fatto io è a ottobre ho iniziato la serie di Skyrim. E abbiamo fatto tutta la trama, tutti i DLC, tutte le missioni, tutti i dungeon, tutto. Poi è uscito l'anniversario e ho detto bene, ora che è uscito l'anniversario compriamo l'aggiornamento, quello speciale che aggiunge tutte le cose aggiuntive del Creation Club e facciamole. Quindi adesso quello che sto facendo è quello. Allora, cerchiamo di capire. Travel to Sostem, to a small unmarked camp along the coast north of Skull Village. Non essere confuso con il campo a Kinner's Shoal on the ice to the northwest. Long the coast. Long the coast. Cerchiamo long the costa. Poi quale vai. Quale costa, che ce ne sono due. C'è la costa a destra e la costa a sinistra, sai com'è? Non ho mai capito. Ah, non ho mai capito perché l'acqua a Solstheim è pazza. Cioè, so qua è normale, lì è proprio pazza. Niente, oh. Ah, posso pescare pure qua a Solstheim, carino. Io ho proprio il raffreddore, io siamo una cosa sola. Un campo a nord, lungo la costa. A small unmarked camp along the coast north of Skull Village, not to be confused with the enemy camp of Arkin Shoal, on an islet to the northwest. Giuro che non so di che cazzo parlo. Aspetta, northwest è questo. Haknir, sì, ok. Ma io direi questo, ma non vedo il diario. Vedo ora che quella che è l'unica versione che vende Nintendo. Datata 2017. E non ci sono contenuti aggiuntivi nello store della Nintendo. Scusa, non so come è fatto la Switch. Cioè, non ci ho giocato solo un po' a Zelda tramite un mio amico. Non so come è fatta a livello di quelle cose lì. C'è uno store di qualche tipo? Oppure no? Questo è un elfo. Secondo me è sto povero Cristo. Sì, c'è lo store a po'. Ma nello store non ci sono. Cioè, se tipo tu hai nella pagina dello store di Skyrim, non c'è un contenuti aggiuntivi o una cosa del genere. Non essere confuso con questo campo qui. Quindi non è questo in teoria. Invece è questo. Del mercante. Mercante. Vediamo un po'. Dobbiamo solo arrivare ad AD. Diario del mercante. Eccolo qua. Ho incontrato queste bestie blu per la prima volta più o meno un anno fa su un'isola a nord. Gli ho offerto degli oggetti. Bestioline. E ho offerto degli oggetti sperando che bastasse a non farmi trafiggere dalle loro lance. Ah, parla dei cosi, ok. Gli ho mostrato la mia mercanzia migliore, uno zaffiro, un cannelliere d'argento e un tappeto fatto di cotone della tundra, ma non erano interessati, erano più interessati alla mia cintura. Quindi l'ho data al loro capo, sperando che non mi bollisse vivo. A quanto pare non era mea che aveva intenzione di bollire, ma la mia cintura. Ho visto parlare di soldati in preda alla fame che mangiavano strisce di cuoio per superare una cintura in pentola. Ma quegli esseri la masticavano come se fosse stata cucinata dal gourmet. Anzi, il loro capo, appena ha visto che anche i miei stivali erano di cuoio, mi ha ordinato di buttarli in pentola. Ho provato a dire a quei mostriciati che l'armatura era fatta di cuoio di Netch e che non era come il cuoio di mucca Nord. Devo essermi espresso male, perché hanno capito che era una specie di reliquia sacra e hanno iniziato a dipingerci qualcosa sopra.
Mentre portavano l'armatura nelle loro capanne, ho provato a dirgli che non era speciale. Gli ho anche mostrato dei disegni su come creare oggetti con il cuoio di Netch, ma il capo ha pensato fosse un maledetto libro di ricette e se l'è preso. Oltretutto vuole che io gli procuri del cuoio di Netch crudo così da sfamare l'intero clan. Quindi adesso sono costretto, per non fare morire questi stupidi idioti, a prendere il cuoio dalla terraferma e a colorarlo di viola con un fiore di montagna del carbone. Potrei anche lasciare che mangino quella roba e abbandonarli agli Yorker, ma quei mostri hanno degli oggetti di valore, cosa più importante non se ne rendono conto. Ora, se solo riuscissi a far stare zitti gli Yorker di quest'isola, potrei stabilirmi qui e fare dei bei soldi, disse prima di morire. Ok. Faccio la nuota. Fashion clap per fare queste cose aggiuntive. Beh, il senso è, io non so se tu hai mai giocato su altre piattaforme, però non so se lo sai, Skyrim e Fallout hanno avuto questa cosa del Creation Club, che è uno store interno al gioco con delle mod fatte da Bethesda,